in esclusiva ai microfoni di Mediol, Darko Milanic, allenatore del Maribor, quindi ex tecnico di Armin Bacinovic, Josip Ilicic. Intanto benvenuto, mister. Ben trovati. Allora, Armin e Josip stanno stupendo praticamente tutti, per le loro qualità tecniche soprattutto, ma anche per la grandissima personalità. Sono due ragazzi arrivati dalla Slovenia in Italia, si immaginava avessero bisogno di più tempo per inserirsi, e invece sono arrivati, pronti via, sono entrati in campo e hanno fatto subito delle prestazioni incredibili. Ti aspettavo un inserimento così? Così, così non... devo essere sincero che pensavo che servirebbe un po' di tempo, però hanno dimostrato come giocavano bene nel Maribor e nelle qualificazioni per Europa League quest'anno, poi giocano così bene anche nel Palermo, forse ancora meglio. Sono veramente bravi. Lei sta seguendo le partite del Palermo, immaginiamo, anche per curiosità, vedendoli giocare e conoscendoli anche abbastanza bene, secondo lei hanno già fatto vedere di che spasso sono fatti, o ancora facendo una battuta ci possiamo aspettare tanto altro da loro? Così, io li seguo, come li sta seguendo anche tutta la Slovenia. Penso che dalle partite Palermo-Maribor, Palermo ha tanti tifosi nella Slovenia. E loro due anche stanno giocando veramente bene, e con delle partite che giocano nella Serie A italiana, che sono molto più difficili che in Slovenia, di sicuro giocheranno ancora meglio nelle prossime partite o nei prossimi anni. Per esempio, noi finora avevamo visto i primi due gol di Ilicic segnati a, tra l'altro, due grandi squadre, Inter e Juventus, sono arrivati entrambi su delle ribattute sotto porta. Ieri invece, per la prima volta contro Fiorentina, abbiamo visto una delle sue caratteristiche migliori, ci dicono, quella del tiro mancino dalla distanza. Ce lo conferma, è una delle sue caratteristiche migliori questa, no? Sì, ma Ilicic non è solo che può tirare bene... con la gamba sinistra, anche lui è uno di quelli che capisce, che sente il gioco, te lo fa giocare veloce o te lo fa giocare tranquillo, è uno che capisce, e sono molto felice perché i primi due gol ha fatto con la gamba destra, che fa tanti gol, però ieri ha fatto veramente un grandissimo gol. Tra l'altro, lei lo faceva riferimento prima, noi l'avevamo anche notato, è un giocatore molto intelligente tatticamente. Sì, molto intelligente, però è quasi sempre così, quelli che capiscono il gioco di calcio, che lo sentono, sono praticamente veramente bravi, non è che come allenatore devi sempre guidarli. Loro hanno sentono il gioco e sanno stare bene in campo per questo motivo. Tra l'altro anche Armin ci risulta sia dotato di un buon tiro dalla distanza, in Slovenia ha fatto diversi gol da fuori area, questo per esempio è un aspetto che ancora non è venuto fuori, ci conferma anche questo, insomma, è un ragazzo che segna dalla distanza. Sì, però da Armin si potete aspettare veramente delle partite belle, perché è veramente bravo in mezzo al campo, sa bene girare il pallone, è tranquillo, ha, come lei ha detto, anche personalità per gli anni che ha, può diventare veramente un bravo giocatore. Bacinovic, tra l'altro, è stato paragonato a Daniele De Rossi, conoscendo Armin, rivede nel giocatore della Roma e della Nazionale le qualità di Bacinovic proprio? Tutti e due sono veramente bravi per gli anni che hanno, sono una grande sorpresa per voi, per noi no, che li conosciamo bene, però dobbiamo essere sinceri che c'è ancora tanto lavoro davanti a loro, davanti a Palermo con loro, e sono sicuro che con gli anni, con l'esperienza, con tanti allenamenti e anche partite dure che ci sono di là, saranno grandi. Ma il paragone per caratteristiche tecniche Bacinovic e De Rossi ci può stare, secondo lei, mister?
non sono sicuro perché Bacinovic è uno che non va tanto in avanti, non fa tanti gol, però è uno che vuole avere sempre il pallone, che è lui quello che la squadra gioca nella maniera sua, come vuole lui, veloce, cambia il gioco, quelle per me sono le caratteristiche di Bacinovic. Tra l'altro i due ragazzi adesso partiranno per raggiungere la nazionale slovena, nei precedenti impegni erano stati convocati ma non avevano praticamente giocato meglio. Josip aveva trovato l'esordio in nazionale negli ultimi minuti di partita. Secondo lei adesso, dopo questo exploit nel campionato italiano, ci sarà anche spazio per i due in nazionale? Così, nella nostra nazionale è sempre così, quando qualcuno va all'estero poi lo convocano nella nazionale, poi lo fanno giocare, per il motivo che loro due stanno giocando veramente bene nella Serie A italiana. Spero anche per loro, però anche per la nazionale, per la nazionale slovena che giocano. Quindi noi palermitani possiamo aspettarci Bacinovic e Ilicic titolari, secondo lei? Ilicic ha, penso io, molte più possibilità contro due squadre che non limitano come dei favoriti nelle partite contro Slovenia, perciò ci serve qualcuno che può inventare anche qualcosa, se no squadra slovena è troppo tanta forza e disciplina, con lui è un'altra cosa. Per Bacinovic non sono sicuro, spero di sì. Ora mister, delle curiosità più che altro. A distanza di un mese circa i dirigenti del Palermo hanno ammesso che Ilicic era stato comprato e bloccato già prima del preliminare di Europa League contro il Maribor. Anche per lei da tecnico immaginiamo sarà stata una situazione un po' particolare. No, io sapevo che c'erano diverse squadre che si interessavano di Ilicic, anche di Bacinovic, come gli altri giocatori che giocavano in quel periodo molto bene, però io non sapevo che fossi qualcosa di sicuro. Il dirigente, il direttore sportivo, dopo la partita con Palermo a Maribor, mi ha detto che tutti giù mi vanno. Io come li vedevo in campo tutte le due partite, ero molto contento che sono stati a Maribor, perché hanno fatto differenza per noi. Quindi lei l'ha saputo dopo la prima partita con il Palermo o dopo la seconda? Dopo la seconda. Ma ricorda come hanno vissuto comunque i due ragazzi quel doppio incontro con il Palermo? Perché magari probabilmente erano così tante le voci esistenti anche in Slovenia che per loro erano un po' hanno vissuto un po' una settimana particolare. Sì, di sicuro che era particolare, perché si parlava tanto. Però loro due giocavano in una con carattere, erano come se giocassero sempre contro le grandi squadre. Non si vedeva che c'è qualcosa, erano veramente bravi, perciò sono molto fiero che così giovani possono giocare così bene, anche con della pressione, o anche se dietro ci sono le grandi società. Che rapporto è rimasto con i due ragazzi? Ci racconta cosa gli ha detto prima che partissero per l'Italia, o se magari vi siete sentiti in questi ultimi giorni o visti quando loro sono venuti con la nazionale a Maribor? No, non ci siamo visti, però loro sanno che li guardiamo tutti, anch'io. Anch'io so che loro sono sempre in contatto con Maribor e ci scrivono dei sms, giochiamo bene, così c'è un rapporto di molta stima come c'era prima. Per chiudere mister, seguendo Armin e Josip, avrà seguito quindi anche le partite del Palermo, come vede la formazione di Rotanero a distanza di un mese o poco più, come la trova? La trova sicuramente cambiata, ecco, migliorata. Così con loro due sicuramente la squadra è cambiata,
stanno facendo veramente bene, mi fa piacere con questa vittoria ieri contro Fiorentina, che è una vittoria che pesa. Sono vicino a quel punto dove il Palermo sembra vuole anche esserci, vicino alle prime due, tre squadre, vicinissimo a Champions League dove vuole essere. E io seguirò prossimamente con piacere le partite. Mi auguro che il Palermo giochi bene.